Cari telespettatori di Antenna Sud, ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni astrologiche di segno per segno. Partiamo subito con il segno dell'Ariete, stazionario. Attenzione ad una gaffe con un amico. Prima di uscire di casa controllate il calendario, potreste dimenticare un impegno importante. In ufficio riuscite a risolvere un contrattempo grazie alla vostra ottima intraprendenza. Mari calmi per il segno del Toro. Molti di voi allargheranno la cerchia delle amicizie. Con gli astri dissonanti non sarete contenti di come vanno le cose al lavoro, ma se non creerete tensioni e forzature, a fine mese avrete una bella soddisfazione. Caldo in arrivo per i nati dei Gemelli. Dovete fare un acquisto importante. Se avete valutato attentamente tutti gli aspetti della situazione, agite senza timore. Mercurio vi saprà ispirare al meglio. Una gradita sorpresa renderà incandescente la serata. E c'è un acquazzone nel cielo del Cancro. Avete voglia di mandare tutti al diavolo, ma vi manca il coraggio. Meditate forse la fuga. Vi portereste dietro il vostro lavoro, i vostri soliti affetti e il tran tran della vita quotidiana. Ne vale la pena? Per il Leone sbalzi di pressione. Il lavoro, la professione e le finanze sono in ripresa. Non dimenticate mai che il vostro segno desidera fare le cose in grande. Noia in famiglia, fra coppie obsolete. Venere fa i dispetti, Eros sottotono. E per la Vergine correnti in avvicinamento. Pensieri d'amore e attrazione sessuale oggi vi distrarranno dal lavoro. Pertanto è consigliabile una breve vacanza. Massaggi, sauna, ciò che conta è rilassarsi. Un familiare generoso potrà farvi proposte di svago abbastanza interessanti. Per il segno della Bilancia, venti di brezza. Una persona che vi piace va conquistata con abilità e con un pizzico di astuzia. Cercate di osare un tantino di più. Oggi desiderate avere scambi sinceri con chi vi sta intorno. Questa sì che è una vera conquista. Per lo Scorpione, temperature in ascesa. Venere ostile. Se già sei geloso e possessivo di tuo, rischi di esasperare con le tue richieste, le tue attenzioni, la dolce metà. Una persona ti guarda con interesse, meglio non rispondere all'invito, anche se la tentazione è forte. Piogge sparse per il Sagittario, troppa acqua rovina i ponti e in questi giorni forse ne state versando troppa, soprattutto sulle spalle di chi vi ama. È l'acqua di certe vostre frustrazioni o di un malcontento intimo che vi tormenta. Chiedetevi perché. Cielo grigio per i nati del Capricorno. In amore, se il rapporto si è progressivamente deteriorato e i sentimenti sono irrimediabilmente compromessi, lasciate perdere. Alcune persone si fanno male per anni solo perché non hanno il coraggio di fare scelte difficili, ma voi non amate i compromessi. Acquario, cielo limpido. Decisamente non siete al massimo della forma psicofisica e la voglia di sbattere la porta delle responsabilità per isolarvi su un'isola di pace sarà forte quanto velleitaria, ovviamente. Cercate in voi la determinazione. E situazione mite per il segno dei Pesci. Vi verrà fatta una proposta lavorativa da non sottovalutare, ma accettate solo dopo aver approfondito cosa vi offre la concorrenza. In amore state attraversando un periodo spensierato e felice. Beati voi, io vi ricordo che l'appuntamento con Segno per Segno torna naturalmente domani mattina. Vi ricordo che potete rivedere tutti i nostri video consultando la nostra bacheca Facebook, il nostro canale YouTube e adesso anche Twitter. Arrivederci e buona giornata!